Sfida al Forum Economico Mondiale, Greta accusa non avete ancora fatto niente, Trump no ai profeti di sventura ma pianteremo milioni di alberi e minaccia nuovi dazi contro auto europee. Polmonite cinese, 6 morti, centinaia contagiati, un caso in Australia, domani vertice dell'Organizzazione Mondiale Sanità, l'esperto potrebbe arrivare ma nessun allarme. Vertice a Palazzo Chigi sulla prescrizione, Conte, Gregoretti, decise Salvini, lui replica, ci vediamo in tribunale, PD e 5 Stelle, priorità lavoro e diritti. Istat, produzione agricola in calo, meno frutta e cereali, male anche il vino, colpa del clima impazzito e di specie aliene nei campi, ma l'olio è in ripresa. Negli ultimi 3 anni raddoppiati i reati legati al razzismo, xenofobia e discriminazione. Lieve calo nel 2019, la Morgese inaccettabile violenza verso il diverso. Scoperta nel Galles la cellula T presente nel sangue, finora usata contro alcuni tipi di tumore. Pare capace di distruggerli tutti. Gli scienziati, potenziale enorme, ma siamo solo all'inizio. Buonasera dal TG3, iniziamo dunque dal Forum Economico Mondiale di Davos. Altre 2 persone sono morte in Cina dopo essere state contagiate da un misterioso virus. Adesso sono 6 le vittime, naturalmente c'è molta preoccupazione anche nel mondo occidentale. Ma cominciamo con la cronaca da Pechino della corrispondente Giovanna Botteri. Il servizio malattie infettive dell'Università di Hong Kong lancia l'allarme. Il numero delle persone infettate dal nuovo virus è molto più alto dei 300 casi dichiarati, sarebbero almeno 1500. A Wuhan, città epicentro dell'epidemia, si cerca ancora il mercato del pesce, dove il coronavirus è apparso per capire l'origine esatta. Fu un animale, anche nel caso della SARS, un pipistrello, e in entrambi i casi c'è stata una mutazione. Il primo contagio da uomo a uomo è avvenuto all'ospedale di Wuhan, dove 15 persone dello staff medico sono state infettate dai primi pazienti ricoverati. Si disinfettano le strade della megalopoli da 11 milioni di abitanti, apparentemente poco colpiti dalla gravità della situazione. La gente di fuori, dice Ellen, si preoccupa della nostra salute più di quanto non lo facciamo noi, che continuiamo la vita di sempre e la sera andiamo a ballare. Indossiamo solo le maschere, questo sì. Attorno alla città si sta invece formando un cordone di sicurezza, controlli capillari in tutte le stazioni e negli aeroporti, non solo in Cina, ma anche negli altri paesi asiatici dove si denunciano già i primi casi, Malesia, Giappone fino all'Australia. E mercoledì l'OMS deciderà se dichiarare un'emergenza sanitaria mondiale. E anche in Italia si stanno mettendo in atto le procedure sanitarie che sono previste in questi casi, a partire dai controlli per i passeggeri in arrivo dalla regione del Wuhan, che è origine del focolaio. Valeria Collevecchio ha intervistato il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Vediamo. La probabilità di introduzione del virus nell'Unione Europea è considerata bassa, anche se non può essere esclusa. Lo scrive il Ministero della Salute a proposito del cosiddetto virus cinese, il coronavirus, che sta allarmando gli stati di mezzo mondo. Non è così efficiente il meccanismo di trasmissione, in quanto serve un contatto molto ravvicinato, un contatto stretto come all'interno di un nucleo familiare o come può avvenire ad esempio in un ospedale se non si prendono le dovute precauzioni. Ci si protegge dai coronavirus cercando di evitare ambienti affollati, lavandosi spesso, molto frequentemente le mani, e naturalmente si possono usare anche le mascherine. Da noi questo problema non c'è, in quanto il focolaio è circoscritto. Nel nostro paese sono state attivate tutte le procedure previste in questi casi. Negli aeroporti sono apparsi questi totem con affisso un avviso per i passeggeri in partenza per la regione del Wuhan, in Cina, origine del focolaio. E quelli in arrivo sono sottoposti a controlli sanitari. Per giovedì prossimo, all'arrivo del volo dal Wuhan a Fiumicino, prevista la Croce Rossa sulla pista, una camera di isolamento e lo scanner per il controllo della temperatura corporea per contenere un eventuale rischio infettivo. In questo momento non c'è assolutamente motivo d'allarme. La probabilità che arrivino pazienti infetti non è certamente elevata, però non si può escludere questa evenienza. In quel caso bisogna immediatamente identificare il paziente ed isolarlo.
Maio si dimette da capo politico del Movimento 5 Stelle. Ho portato a termine il mio compito, mie funzioni passano a Crimi, il governo deve andare avanti, ora dobbiamo rifondarci. Conte, la scelta di Di Maio va rispettata. Zingaretti, non ci saranno conseguenze sul governo. Salvini paga l'alleanza con il PD. Berlusconi, dimissioni, segno di un declino irreversibile. Mattarella a Gerusalemme con i leader mondiali per il 75esimo anniversario della liberazione di Auschwitz. Sondaggio TG3 Demopolis sull'antisemitismo in Italia. Salgono a 17 le vittime del virus in Cina, centinaia di nuovi casi. L'Unione Europea, potenziale impatto dell'epidemia elevato, misure anticontagio negli aeroporti. Davos, Trump senza accordo, in arrivo nuovi dazi su auto e prodotti europei, nel mirino le tasse sui colossi digitali americani. Von der Leyen, il piano verde per il nostro futuro. Lo Stato che ho difeso mi ha abbandonato. Al TG3 la storia di un imprenditore siciliano che ha denunciato il pizzo, ora minaccia di darsi fuoco dopo aver ricevuto l'ennesima cartella esattoriale. In Cina sono aumentate le vittime del nuovo coronavirus, purtroppo ci sono nuovi casi, si registra il primo contagio a Hong Kong. Sentiamo la corrispondente Giovanna Botteri. Niente maschere. La farmacia di Shanghai mette subito in guardia i propri clienti. In un altro negozio la commessa non fa tempo a sistemare le scorte che già vengono prese d'assalto. Certo che sono preoccupata, dice Yu, ma se sto attenta non dovrei aver problemi. L'ordine di coprire naso e bocca è diventato effettivo solo nei luoghi sensibili, ma tutti ormai, nella metropolitana, nelle stazioni, perfino nei supermercati, preferiscono indossare la maschera, perché i casi di polmonite virale si stanno moltiplicando, hanno ufficialmente superato i 500 casi e sale anche il numero delle vittime. Morte tutte all'ospedale di Wuhan, la città epicentro dell'epidemia, dove vivono o sono passate tutte le persone contagiate. Il sindaco chiede di non entrare e uscire più dalla città per aiutare le autorità a controllare e fermare il contagio. All'ospedale, dove sono arrivati anche gli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, lunghe file di malati aspettano di sapere se il virus li ha colpiti. Ci sono anziani e bambini, i più a rischio. Se la risposta è positiva, scatta immediatamente la quarantena, con il personale dello staff medico protetto da tute che sembrano quelle degli astronauti, necessarie alla sopravvivenza, dopo che 15 di loro hanno contratto il virus dai primi malati. Per valutare la portata dell'epidemia si è riunito il Comitato d'Emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra. Sentiamo Irene Fioretti. Mentre a Ginevra gli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono ancora in riunione da stamattina per decidere se lanciare un'emergenza internazionale, molti paesi mettono in atto misure precauzionali per limitare al massimo la diffusione del coronavirus che sembra aver varcato i confini. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie avverte che il potenziale impatto è elevato, anche se al momento il rischio dell'arrivo in Europa resta moderato, invece è alta la probabilità di contagio nei paesi asiatici. Casi sospetti sono stati segnalati in Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Taiwan e Hong Kong. Anche negli Stati Uniti un uomo residente a Seattle e originario di Wuhan è stato messo in isolamento per accertamenti. A Mosca ha rafforzato il controllo alle frontiere, chiuse quelle della Corea del Nord. Negli aeroporti asiatici, americani ed europei, disposti controlli a tappeto su tutti i passeggeri provenienti dalle zone a rischio. A Londra, Heathrow, attive corsie separate per chi arriva da scali cinesi. A Roma, Fiumicino, pronti scanner per il controllo della temperatura corporea dei viaggiatori provenienti da Wuhan. Negli ultimi 10 anni l'allarme internazionale per possibili pandemie è stato attivato 5 volte, dal 2009 per una variante del virus H1N1 conosciuto come influenza suina, fino alle 2 epidemie di Ebola, prima nel 2016 nell'Africa occidentale e l'ultima in Congo, dichiarata nel luglio scorso. Terza e quarta allerta per una recrudescenza della polio nel 2014, nel 2016 poi Zika, infezione virale trasmessa da zanzare infette in Brasile e in altri 60 paesi. Virus cinese, primi casi in Europa, uno segnalato a Bari, il policlinico, una paziente ricoverata in isolamento, cancellate le feste del Capodanno in Cina, a Fiumicino, canale sanitario per chi arriva da Wuhan. A Gerusalemme, al Museo dell'Olocausto, capi di Stato da tutto il mondo nell'anniversario della liberazione di Auschwitz. Mattarella, mai abbassare la guardia sull'antisemitismo.
La campagna elettorale in Emilia, Zingaretti, Salvini, untore della paura. Il leader del Carroccio a Bibbiano, la Cassazione via libera al referendum sul taglio dei parlamentari. Allarme di Legambiente, sforamenti dei limiti delle polveri sottili per 18 giorni a gennaio in 5 città, superati i livelli massimi a Frosinone, Milano, Padova, Torino, Treviso. Si indaga per omicidio volontario per la morte di un cittadino georgiano nel CPR di Gradisca. Aspettiamo le indagini, dice al TG3 il garante dei detenuti Palma sull'ipotesi di un pestaggio. Una donna era scomparsa a dicembre dopo una lite con il compagno a Larino in Molise, ora la sua auto è stata recuperata dragando il porto di Termoli, all'interno un corpo senza vita. Buonasera dal TG3. In apertura, la diffusione del coronavirus in Cina. Aumentano purtroppo i casi di contagio e le vittime ed è di pochi minuti fa la notizia di un caso sospetto segnalato a Bari, una paziente ricoverata in isolamento al policlinico. Naturalmente vi daremo tutti gli aggiornamenti, ma adesso cominciamo con la Cina, dove per provare a frenare il contagio sono state decise limitazioni degli spostamenti in diverse città della provincia dello Wuhan. Allora sentiamo la corrispondente Giovanna Botteri. Decine di morti, centinaia di contagiati, un virus che ormai attacca molto al di fuori del suo epicentro. La Cina corre ai ripari, ancor prima delle decisioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Wuhan, da cui il virus è partito, è una città isolata. Dalla sua stazione centrale non partono più i treni, l'esercito blocca entrate e uscite affinché nessuno si avvicini. L'aeroporto, uno dei principali di tutta la Cina, con connessioni dirette con il mondo intero, è fermo. Le principali strade che portano alla megalopoli di 11 milioni di persone sono interdette. Fermi tutti i trasporti urbani, vuote le scansie dei negozi presi d'assalto. La notte si chiude su una città fantasma. Situazione analoga in diverse città della regione di Hubei. A Guangan, città di 7 milioni e mezzo di abitanti. A Eju, dove sono stati bloccati tutti i collegamenti ferroviari. A Qibi e Qingdao. A Pechino, chiusa la città proibita, metropolitane vuote, cancellate le celebrazioni previste per il Capodanno, cinema deserti perché non escono più i film. Sale il numero dei casi sospetti all'estero, Scozia, Francia, Arabia Saudita, e c'è un primo dato sull'origine del virus, che sarebbe stato originato da un serpente venduto al mercato del pesce di Wuhan. Su questi elementi gli scienziati stanno lavorando contro il tempo per ottenere un vaccino in grado di sconfiggere il virus. Dunque avete sentito, è una situazione che naturalmente crea allarme, ci sono casi sospetti in Europa, vi abbiamo detto che di poco fa la notizia di un caso sospetto a Bari, naturalmente vi daremo tutti gli aggiornamenti, ma torniamo in Cina da Giovanna Botteri per gli ultimi aggiornamenti. Giovanna. Sì, anche qui i casi sospetti sono migliaia, ma naturalmente bisogna essere sicuri, aspettare le conferme, e una conferma è arrivata, che oramai le vittime sono al di fuori di Wuhan. La prima vittima è proprio qui nella provincia di Pechino, non era mai stata nella città, non aveva niente a che fare con la città. Questo crea naturalmente altro allarme, e qui la capitale è deserta, la città proibita è chiusa. Ci sono almeno altre 6 città vicino a Wuhan che sono state messe in quarantena. Questo per fermare un'epidemia che evidentemente fa sempre più paura perché si sta espandendo. Alessandra, te la linea. Grazie Giovanna. E stringenti misure di prevenzione contro la diffusione del contagio sono state adottate oggi anche a Fiumicino, dove sono arrivati 202 viaggiatori partiti proprio da Wuhan. Dopo i controlli nessuno è risultato positivo, al momento c'è soltanto questo caso sospetto a Bari, mancano ancora dettagli più precisi. Per il momento vediamo quello che è accaduto a Fiumicino con Jacopo Cecconi. Il volo per Roma, Wuhan, non è un volo operativo. Non si può andare a Wuhan. L'aereo, che avrebbe dovuto far scalo nella città da ieri sera isolata dal mondo, va direttamente a Canton.
I passeggeri lo scoprono qui al check-in di Fiumicino. Pihao, informatico che lavora in Italia, è preoccupato. Domani si festeggia il nostro Capodanno, dice. La mia famiglia è chiusa in casa a Wuhan e non so come raggiungerli. Back to my home and with my family. Gabriele, ballerino di danza classica, vive in Cina da un anno. Ci mostra gli avvisi sul telefonino. China Daily, sui social media cinesi. Volente o nolente, si deve imbarcare. Abbondanza c'è, però so che sono un popolo tecnologico e all'avanguardia. Il velivolo è lo stesso che al mattino ha portato proprio da Wuhan gli ultimi passeggeri che hanno potuto lasciare la città prima del blocco. Ad accoglierli un percorso sanitario dedicato con termocamere per la scansione. Sono state settate apposta per il controllo della temperatura corporea. Luce verde solo sotto i 37 gradi. Prima i passeggeri, poi l'equipaggio. Alla fine nessuno ha mostrato sintomi e tutti hanno potuto uscire dall'aeroporto senza andare in quarantena. C'è una task force impegnata che si è riunita da ultimo anche stamattina alla mia presenza. I controlli negli aeroporti sono molto costanti e serrati e continuiamo a fare tutto quello che è necessario perché questo fenomeno venga posto sotto controllo. C'è qualche informazione in più su questo caso sospetto di cui vi abbiamo parlato a Bari. Questa donna è arrivata al pronto soccorso con sintomi apparentemente influenzali, febbre e tosse. Dunque naturalmente sono state attivate come dalla circolare ministeriale tutte le procedure che sono previste per prevenire la diffusione del virus e a quanto si apprende si tratta di una cantante della provincia di Bari di ritorno da un tour in Oriente che ha toccato anche la provincia dello Wuhan, questa città da cui ha avuto origine il virus. Conte, da noi fatti concreti come il taglio del cuneo fiscale, nessun rischio per il governo, Libia e dazi, il vicepresidente americano Pence da Mattarella, al Quirinale poi a Palazzo Chigi. Ultimi comizi per Emilia Romagna e Calabria, Zingaretti un voto per il futuro, crimi dalle regionali nessun impatto sul governo, le opposizioni da lunedì cambierà tutto. Ad Assisi presentato il manifesto che vuole conciliare lo sviluppo economico e la salvaguardia del pianeta, Davos sfilano i Fridays for Future, Greta non ci hanno ascoltato. Misure sempre più drastiche in Cina per fermare il virus che ha fatto 26 vittime, intere città in isolamento, chiusi tratti della Grande Muraglia, negativo il caso di Bari. Adesso del virus che si sta diffondendo in Cina, aumenta il numero delle persone contagiate, si allunga la lista delle città isolate, sono stati mobilitati anche i medici militari. Andiamo subito in diretta dalla corrispondente a Pechino, Giovanna Botteri. La Cina ha deciso di intervenire con ogni mezzo e ad ogni costo. Sta isolando in questo momento più di 40 milioni di persone, tutte nella provincia di Hubei, tutte attorno a quel centro Wuhan che sembra essere il centro dell'intera epidemia. È una situazione estremamente difficile all'interno di queste città completamente isolate, all'interno di questi ospedali in cui cominciano a mancare i kit per lo screening del virus. Per questo motivo proprio a Wuhan si sta facendo una battaglia contro il tempo in queste strade, sono le strade della città isolata, bloccata, per costruire un nuovo ospedale, perché la crisi è davvero forte qui in Cina. Se è vera la notizia riferita da Bloomberg che le agenzie hanno l'ordine di non vendere più pacchetti turistici interni ed esterni al paese, che cosa si può fare in un paese che sta chiudendo le proprie stazioni, chiudendo i propri aeroporti? Costruire nuovi ospedali. 10 giorni si sono date le autorità di Wuhan, vediamo le immagini, 10 giorni per costruire un nuovo ospedale che possa accogliere e mettere in quarantena centinaia e centinaia di malati contagiati dal virus. Linea allo studio.
Italia in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la conferma arriva dal Ministero della Salute, intanto riunione operativa oggi all'ospedale Spallanzani di Roma, è rientrata l'allerta per il caso sospetto di Bari di cui vi abbiamo raccontato ieri, mentre c'è un caso sospetto a Parma, una donna rientrata da Wuhan nei giorni scorsi ha accusato lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie. Il servizio di Marco Cosenza. È solo questione di tempo, io penso che ci sia il primo caso in Europa e chissà se non anche in Italia. Cordoni e quarantene potrebbero non bastare per fermare la diffusione del coronavirus. Questo anche nel nostro paese si prendono contromisure. Se dovesse arrivare un paziente affetto da una potenziale malattia altamente contagiosa, il coronavirus in questo caso, il personale infermieristico le fa le domande e viene invitato, qualora avesse sintomatologia respiratoria, ad indossare una mascherina e a percorrere un tragitto dedicato di isolamento respiratorio. Così all'ospedale Spallanzani di Roma sono stati attivati i protocolli per il trattamento di malattie infettive particolarmente aggressive. Questa è una delle stanze di isolamento dove verrebbero inseriti eventuali pazienti ad alto rischio, tra l'altro monitorati con telecamere 24 ore su 24. Qui le analisi dei campioni di sangue della donna rientrata da Wuhan con sintomi sospetti. Le sue condizioni sono assolutamente stabili e rassicuranti, fanno sapere dal Policlinico di Bari. Intanto, in altri reparti si continua a studiare il virus con grande attenzione, ma senza allarmismi. Non ci sono cure, non c'è un vaccino, però comunque il trattamento è sintomatico, nella stragrande maggioranza dei casi ha un andamento lieve, però ripeto, sono tutti dati che necessitano di conferme. Cina, 41 vittime tra cui due medici, 56 milioni in quarantena, bloccati viaggi organizzati. Il presidente Xi, situazione grave, corsa contro il tempo per il vaccino. Il virus in Europa, tre casi in Francia, due stanno già bene. Lunedì riunione d'emergenza a Bruxelles, ministro Speranza massima attenzione. Allarme degli scienziati, contagio anche senza sintomi. Quattro anni fa al Cairo scompariva Giulio Regeni, poi torturato e ucciso in circostanze mai chiarite. Fiaccolata nel suo paese, i familiari grazie a chi ci sta vicino arriveremo fino in fondo. Sindaci, diocesi e cittadini in marcia ad Agrigento per la chiusura da 1000 giorni del ponte Morandi, gemello di quello crollato a Genova ma anche di altre strade. Siamo isolati. Mistero sulla morte di una maestra d'asilo nell'Alessandrino, trovata in casa dal marito con profonde ferite alla testa. Avrebbe aperto la porta al suo assassino. Numeri record di visitatori, musei e parchi archeologici, 55 milioni di presenze l'anno scorso, in testa il Colosseo, poi gli Uffizi e gli scavi di Pompei, boom a sorpresa nelle Marche. Buonasera dal TG3, iniziamo dal virus che si sta diffondendo in Cina con ormai più di 1300 casi accertati. Si tenta di far fronte con tutti i mezzi all'epidemia, è intervenuto pubblicamente il presidente Xi Jinping dichiarando che la situazione è grave ma cercando comunque di infondere fiducia alla popolazione. A Wuhan sarà costruito un altro ospedale, si andrà ad aggiungere alla struttura che è già in fase di costruzione che dovrebbe essere pronta entro 10 giorni. Allora sentiamo il racconto della corrispondente Giovanna Botteri. Di fronte al diffondersi dell'epidemia, il presidente Xi Jinping convoca l'ufficio politico del Partito Comunista. La situazione si sta aggravando, dice. L'epidemia accelera, ma la Cina può vincere alla fine contro il virus. Un virus che continua a colpire, e ormai non solo anziani o malati cronici, ma anche bambini. Cresce il numero delle città e delle persone messe in quarantena, che sono ormai decine di milioni, mentre la speranza di un vaccino in tempi brevi si allontana. Hong Kong ha dichiarato lo stato d'emergenza e misure straordinarie vengono prese nell'intera Cina, controlli capillari su treni, aerei e mezzi pubblici, bloccati tutti i collegamenti terrestri via autobus fra Pechino e il resto del paese, stop ai viaggi organizzati dentro e fuori i confini nazionali. La situazione sanitaria a Wuhan, dove è scattato anche il divieto di circolazione per le automobili, comincia ad essere invivibile. Morti due medici, uno infettato dai suoi stessi pazienti, l'altro per il sovraffaticamento del cuore.
Per far fronte all'emergenza sono iniziati i lavori di costruzione di un secondo ospedale. Il primo nosocomio sarà pronto fra 10 giorni, l'altro fra 2 settimane. Gli Stati Uniti hanno intanto messo in piedi un ponte aereo per portare fuori da Wuhan i diplomatici e stanno organizzando un'evacuazione per il resto degli americani. Al momento sono 38 i casi accertati di coronavirus al di fuori della Cina. In Francia si registrano gli unici casi di contagio in Europa, sono 3, tutte persone che erano state in Cina. Sentiamo Alessandro Cassieri, il corrispondente da Parigi. Il primo caso è a Bordeaux, gli altri 2 a Parigi. La Francia fa i conti con il virus che viene dalla Cina. Un imprenditore francese 48enne di origini cinesi, reduce da un viaggio a Wuhan, è il primo malato di coronavirus in Europa. Ricoverato 2 giorni fa e in condizioni soddisfacenti, gli altri 2, curati all'ospedale Bichat di Parigi, sono una giovane coppia pure di origine cinese. Decorso rassicurante anche per loro, spiegano i medici. A 24 ore dalla certezza del primo caso in Francia, le autorità sanitarie parlano di possibili nuovi contagi tra le persone entrate in contatto con i 3 malati. Chi accusa sintomi sospetti viene invitato a non recarsi nel pronto soccorso e a chiedere l'assistenza a domicilio. Molte precauzioni, ma nessun allarmismo. Il tasso di mortalità di questo virus, spiegano i sanitari francesi, sembra essere basso a differenza di SARS ed Ebola, ma il commissario europeo alla sanità ha convocato per lunedì a Bruxelles una riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria, mentre la rivista scientifica Lancet non esclude il contagio di questo virus da persone senza sintomi. 31 casi sospetti in Gran Bretagna si sono intanto rivelati infondati, mentre il virus è stato rintracciato in diversi paesi asiatici, 5 in Thailandia, 3 in Giappone, 2 in Corea del Sud, 3 in Malesia, 3 a Taiwan, 3 a Singapore, 4 contagiati anche in Australia e 2 negli Stati Uniti. E sono centinaia le imprese italiane che operano in Cina, anche per loro cresce in queste ore la preoccupazione, come ci racconta Ines Uva. Il tricolore sventola davanti alla sede centrale di Comau China, azienda specializzata in robotica per l'automazione industriale, una delle tante imprese italiane da anni in Cina, che oggi si trova a fronteggiare il crescente allarme sanitario, come ci spiega la D. Mauro Anselmetto, che abbiamo raggiunto al telefono a Shanghai. Io mi aspetto veramente una grossa ripercussione. Io mi immagino che anche gli stabilimenti produttivi dei nostri clienti, specialmente in quella regione, subiranno sicuramente dei rallentamenti. Per ora siete in ferie per il Capodanno cinese. Dal 1 febbraio riniziano le attività e aumentano le vostre preoccupazioni, è così? Esattamente. Noi abbiamo di fatto clienti in tutta la Cina, sia nelle regioni del sud, che sono quelle un po' più colpite, sia poi nelle regioni del nord. Avevamo un collega a Wuhan, l'abbiamo fatto rientrare, e adesso stiamo monitorando di ora in ora la situazione. Spostamenti ridotti al minimo, progetti messi in pausa e anche la vita a Shanghai, a 800 km di distanza dall'epicentro del virus, è molto cambiata. Questo problema ha fatto sì che ristoranti, attività siano pressoché deserti o chiusi. Al Ministero della Salute, riunita nuovamente questa mattina la task force con i rappresentanti delle regioni per fare il punto sulle misure messe in campo per fronteggiare l'emergenza del coronavirus che finora non ha riguardato l'Italia.